Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo della Canon M5. Canon, come tutte le altre aziende che si occupano di fotografia e quindi di macchine per fare riprese video e scatti fotografici, da qualche anno ha messo in piedi la sua gamma di macchine mirrorless. È una delle esponenti della gamma mirrorless di Canon. Non è la più performante, infatti ci sono anche altri modelli. Noi già ne abbiamo trattato di uno, che è la M10, che è il modello entry level di questo settore. Chi vuole fare poi il passo successivo può pensare di prendere una Canon M5. Questo perché il sistema per le ottiche è sempre lo stesso, quindi parliamo sempre dell'attacco Canon EOS M, ma grazie ad un adattatore, vendita naturalmente a parte, che realizza Canon, ma ce ne sono tantissimi altri sui market come Amazon, possiamo adattare ottiche Canon sfruttando tutte le potenzialità dei sistemi di messa a fuoco e la qualità quindi delle lenti superiori. Ma perché ancora mirrorless? Perché stiamo parlando di mirrorless? Stiamo parlando di queste perché sono corpi macchina leggeri e piccoli. In un corpo di circa 115 mm x 90x60 abbiamo all'incirca tutto all'interno. Praticamente abbiamo un corpo leggerissimo per circa 470 grammi, una cosa del genere. Abbiamo una macchina piccolissima, molto leggera, che a differenza anche delle reflex di entry level è molto meno ingombrante, molto più performante di macchine entry level. Su questa camera in questo momento ho montato uno degli obiettivi della serie M di Canon, che è il 18-150, non la miglior lente del mondo, ma un buon compromesso qualità-prezzo, perché abbiamo un'ottica completamente tuttofare ed è molto piccola. L'equivalente della serie L, un equivalente quindi maggiore, pesa molto di più, è molto più ingombrante. Queste invece, le mirrorless, nascono proprio per essere piccole e maneggevoli da portare. E questa macchina per la street photography e per ad esempio la fotografia da viaggio è la compagna ideale. A differenza della M10, questa non ha lo schermino reclinabile a 180 gradi, ma soltanto con queste angolazioni qui. Cosa molto comoda nello scatto fotografico e quando si vuol fare una ripresa video, molto meno comoda per chi volesse realizzare dei vlog. Naturalmente in questa posizione non avremo lo schermo con cui guardarci. Abbiamo un sensore da 24,2 megapixel, sistema di messa a fuoco dual pixel, naturalmente wifi, bluetooth, un RAW a 14 bit per gli scatti e un'estensione massima per il frame rate in ripresa a 60 fps in full HD, con il sistema naturalmente impostato in NTSC. Ecco, forse questa è una delle variabili su cui io do tanto addosso a Canon. Siamo ormai in un mondo dove è vero che il 4K diventa specchietto per la lodola in molte occasioni, perché il file molto grande non significa avere qualità video, ma ci sono le competitor che con un file maggiore riescono ad ottenere davvero grandi risultati. Allora, perché voglio capire, Canon continua a castrare i propri modelli? Perché sappiamo benissimo che Canon, grazie alla serie Cinema EOS, riesce a portare corpi macchina davvero molto performanti con una qualità davvero eccelsa. Non che questa macchina sia da meno, attenzione, è una bellissima macchina, ma a questo giro forse la preferisco per la fotografia piuttosto che per i video. L'ho provata per i video, l'ho fatta maneggiare anche da chi non ha dimestichezza, proprio perché volevo testare quella che è un'altra funzione molto ma molto interessante di questa macchina, che è il sensore stabilizzato elettronicamente a 5 assi. Cosa fondamentale per chi fa video. Stando in tele, quindi quando abbiamo un'ottica abbastanza spinta, i leggeri movimenti della mano tendono a percepirsi, e questo lo saprà chiunque utilizza una reflex. Con il sensore stabilizzato a 5 assi, questa cosa viene eliminata stesso in camera, perché abbiamo il sensore che grazie ad un oscilloscopio riesce a controbilanciare quelli che sono questi leggeri movimenti. E questa cosa non funziona soltanto in modalità video, ma in special modo anche con la modalità fotografica, che ci consente di avere scatti stabili, quindi con poco movimento, anche quando scattiamo sotto un centesimo di secondo. E questa non è una cosa da sottovalutare, special modo quando abbiamo poca luce
quindi le fotografie verrebbero mosse. Quello che sto facendo adesso è un test di vlogging, perché le mirrorless sono macchine, oltre che per la fotografia, per il video molto utilizzate nei contesti dei professionisti di YouTube, o meglio dei vlogger o di chi utilizza la macchina per creare dei contenuti che poi saranno fruiti sul web. Quello che sto facendo è provo a parlare con la camera, sia per farvi sentire il microfono in quello che è un ambiente aperto, sia per mostrarvi quello che è lo stabilizzatore a 5 assi del sensore, una delle peculiarità di questa camera. Tant'è che io ora sto camminando, non ho nessuno stabilizzatore, non ho applicato nulla in post-produzione, potete voi stesso giudicare quella che è la stabilizzazione del sensore. Abbiamo parlato di tanti fattori che fanno bene, che fanno grande questa macchina. Ci sono un altro paio di cose che a me piacciono tantissimo di questa macchina, e sono, per prima cosa, la selezione dell'esposimetro, quindi la scelta di come deve adeguare la macchina la compensazione di luce, l'abbiamo con una ghiera manuale che si trova qui in alto alla camera. Questa è una funzione che a me piace tantissimo, specialmente quando scatto fotografie, perché mi può capitare di lavorare, di fare fotografie, forse ad esempio in un viaggio, quindi scattare fotografie per strada, non ho voglia di utilizzare la macchina in manuale, ma la setto in program e grazie, quindi decide la macchina come impostare la fotografia, metto dei valori di base, come ad esempio scelgo quanti so scattare e poi sarà la macchina a pensare al resto dei valori. Questa funzione è molto veloce, perché è molto comodissima, è molto comoda, applicata a quello che è la pressione del pollice, mi consente di stabilire quale deve essere la compensazione d'esposizione molto più velocemente, piuttosto che cliccare con il touch, che questa macchina non ha, piuttosto che andare con i joystick a decidere quale deve essere il valore. Io posso cambiarlo tranquillamente di volta in volta in base al contesto in cui mi trovo. Un'altra funzione grandiosa che ha questa macchina è questa ghiera di selezione. Con questo pulsantino noi cosa possiamo fare? Una volta cliccato ci comparirà una selezione di tre aspetti che noi possiamo andare a modificare velocemente: la voce ISO, il bilanciamento del bianco e la priorità ai diaframmi. E noi possiamo fare delle selezioni molto ma molto veloci. In che senso? Andandoci a cliccare sopra, ad esempio arrivo sugli ISO, posso utilizzare la rotellina contestuale al pulsantino per modificare gli ISO, ma se ci clicco di nuovo sopra posso andare a scegliere molto velocemente, sempre con la stessa rotellina, quella che sono i bilanciamenti del bianco, quindi passare ad esempio da naturale, da automatico, a luce del sole. E questa funzione è molto ma molto comoda in tantissime circostanze, perché non dobbiamo andare a perdere il tempo nel trovare le funzioni sulle ghiere, che sono, dato che il corpo macchina è molto piccolo, sono piccole anche loro. Una delle mancanze che ha questa macchina è quella del touchscreen. Questa macchina non ha il touchscreen, molto osannato su quelli che sono i monitor delle Reflex, che io ho adorato. Mi è mancato tanto quando ho provato la 6500, un monitor touch all'interno del menu, ma almeno sulla 6500 c'è il touch focus, quindi posso tappare per mettere a fuoco un determinato punto. Qui manca completamente questa funzione, infatti il monitor non è tattile. Insomma, la consiglierei questa macchina a parità di prezzo con altre concorrenti? Dipende da tanti fattori. Se siete già in possesso di, ad esempio, una Canon M10 e volete fare un passo successivo, sì, ve la consiglio. Se venite da un mondo, che ad esempio è quello Sony o quello Panasonic, rimanete in quel mondo lì. Se invece siete fotografi che già utilizzate tutti i giorni macchine Canon, quindi hanno un corredo Canon, può essere una buona idea utilizzare questo come corpo macchina secondario, anche perché ha un'ottima qualità fotografica. E si può vedere da questi scatti di esempio che ho fatto in una giornata uggiosa ed ho leggermente corretto. Insomma, tutto ruota sempre intorno al vostro passato e a cosa volete fare nel futuro. Se nel vostro passato siete stati canonisti e quindi avete un corredo fotografico Canon e avete necessità di un corpo macchina leggero, questa fa per voi. Se venite da un altro mondo e volete passare a Canon e pensare di prendere una mirrorless per scattare foto ad esempio o per fare video, forse ve lo sconsiglierei. Se volete rimanere sempre quindi a Canon, quello che vi posso consigliare è di prendere un M5, perché rimarrete molto contenti dei risultati a cui può arrivare questa macchina. Insomma, siamo giunti alla fine della recensione della Canon M5. Io spero che sia stata interessante. Spero quindi che vi abbia aperto la mente su quelli che possono essere i pro e i contro di questa camera. Vi invito a lasciare nei commenti delle domande se avete dei dubbi. Io vi risponderò naturalmente tempestivamente in tempi lavorativi. Vi consiglio di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per ricevere sempre l'aggiornamento ogni volta che esce un video, che normalmente è le 11:30 di domenica,
ma se vi iscrivete e cliccate sulla campanellina che si trova da quest'altro lato è sempre meglio, perché così siete proprio sicuri di ricevere il mio aggiornamento. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.